Si tratta di fare chiarezza. Quale chiarezza? La chiarezza delle situazioni. Questa struttura sanitaria ha subito un continuo depauperamento dal 2006 ad oggi. Dal 2006 al 2009 questa amministrazione comunale non ha detto nulla, non ha fatto nulla, e mentre assisteva che alla chiusura del reparto di chirurgia, a quello di, alla riduzione drastica dei posti in geriatria e in medicina interna, alla riduzione drastica dei servizi ambulatoriali, dei laboratori di analisi, del punto di pronto soccorso che diventava punto di primo intervento, tutto questo è accaduto durante una gestione del centro-sinistra e nessuno ha detto nulla di mia amministrazione perché evidentemente non conveniva. Dobbiamo avere il coraggio di fare queste riforme. D'altronde, vedete, noi abbiamo portato avanti un piano sanitario che era stato già scritto dalla sinistra. Certo, lo abbiamo rivisto, ci siamo confrontati con il territorio, abbiamo fatto alcune modifiche, ma lo stiamo portando avanti. Loro lo hanno solamente scritto e non hanno avuto il coraggio di portarlo avanti. Ma io continuo a chiedere e nessuno mi dà risposte perché c'è una delibera, quella di cui loro sempre parlano, la 354 dell'aprile del 2008, come mai quella delibera di giunta non è mai stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, cioè serviva solamente a Roma per farlo vedere all'allora ministro, ma per poi non andare avanti. Invece l'abbiamo pubblicata doverosamente noi un anno dopo e stiamo continuando su questa strada, una strada che va verso i cittadini, ripeto, sia dal punto di vista sanitario, ma soprattutto per il rilancio dell'economia dell'Abruzzo, soprattutto per attenzione che poniamo alle problematiche giovanili.